un po' inesperta in alcune situazioni, abbiamo perso molte partite nel finale di gara e quindi abbiamo una classifica che forse non risponde realmente a quello che è, diciamo così, il lavoro che si fa in palestra, quindi siamo un po' dispiaciuti per questo. Siamo consapevoli che il nostro budget non è quello di Avellino, quindi di conseguenza c'è proprio una diversa struttura della squadra, però credo che comunque il nostro lavoro in palestra non ha avuto i premi che avrebbe meritato. Avete per forza di cose, come giustamente ha detto lei, costruito una squadra con tanti giovani, anche rookie per il campionato italiano. A questo punto come sono questi ragazzi? Se hanno fatto un passo in avanti rispetto all'inizio del campionato? Sì, sono, diciamo che i miglioramenti sono inevitabili e doverosi, molte volte però non basta, infatti tutte le squadre che sono attorno hanno cambiato giocatori, noi ancora non abbiamo cambiato, perché per adesso, diciamo così, abbiamo preferito continuare a lavorare sulle nostre cose. Come si ferma la Scandone che ha dimostrato di poter vincere contro Milano, ma anche di cadere poi fuori casa sul campo caldo come quello di Pistoia? Il campo di Pistoia è un campo difficile. Detto questo, Avellino aveva delle pretendenti al titolo sicuramente. Fermo restando che Milano rimane la favorita, però è una delle poche che può effettivamente competere con Milano per profondità, per impianto di giocatori, per tutto il resto, per il budget, quindi effettivamente è una squadra che ha grande potenziale. Detto questo, dobbiamo cercare di fare le nostre cose, cercando di fare una buona difesa in quanto sia in trasferta, se possibile limitare il tiro da due punti, perché in effetti in trasferta questa è una delle chiavi della partita. Poi subito dopo ci sarà la Final Eight di Coppa Italia. Chi vede come favorita è molto frenetica, ma nello stesso tempo molto eccitante. Milano, ripeto, rimane la favorita, però dietro Avellino, Venezia, secondo me sono squadre che possono effettivamente competere. Non vedo squadre sotto che possono fare tre partite in fila di altissimo livello.